Giulia Chiarle, la nuova presidente della Strada Reale dei Vini Torinesi, una strada che cerca il rilancio perché il territorio ha tanto da raccontare a chi lo viene a visitare e soprattutto deve passare un messaggio. Questo è un territorio che per gli amanti, diciamo, della vitivinicoltura ha veramente tanti spunti. Sì, sono veramente molto onorata di questo incarico che mi è giunto dopo anni di associazionismo nella Strada Reale, che è un'associazione che ricomprende non solo produttori di vino ma anche ospitalità, quindi albergatori e ristoratori, ed è un po' questa la sua forza. È una strada che può essere percorsa su quattro territori della provincia di Torino. Iniziamo dal territorio da cui arrivo, Val Susa e Val Sangone, che è un territorio ricchissimo sia per le bellezze della natura, perché ci sono delle montagne molto belle, i laghi, e sia per la valenza enogastronomica. Ci sono produttori di vino, grandi produttori di formaggio e ristoratori, così come nella Val Susa, che è un territorio purtroppo noto solo per vicende varie, ma non per la bellezza dei posti. Ci sono delle goie, ci sono degli alpeggi, ci sono dei posti dove mangiare meravigliosi. Poi passiamo al Canavese, dove lo conoscono tutti, c'è l'Erbaluce che sta avendo un grandissimo successo in questo momento, ci sono dei produttori ormai che viaggiano a livello nazionale e anche internazionale. Negli ultimi saloni i vini del Canavese, l'Erbaluce in particolare, sono stati veramente richiestissimi. Ma non solo, c'è la provincia di Torino, ricomprende il Freisa, che rappresenta la nostra città, in particolare con Villa della Regina, che ne è un pezzo, che è un gioiello e che è tutta la storia e tradizione vinicola del Piemonte, ma anche con il Freisa, che è un vino delizioso e sicuramente deve avere più spazio, perché fra l'altro è un cugino del Nebbiolo, il vino dei re. E non ultimo il Pinerolese, che è una zona con molti giovani viticoltori, attiva sia sotto il profilo turistico che sotto il profilo della produzione e della ristorazione, con anche le altre strade, che sono quelle che riguardano tutte le produzioni di frutta e in particolare le mele, sta dando grandi soddisfazioni. Quindi io mi sento onorata di essere stata nominata presidente, e la nostra strada ha degli spunti molto belli, perché i presidenti sono sempre frutto di un'alternanza tra territori e anche un'alternanza di genere. Quindi io sono succeduta a un presidente uomo che arrivava da un altro territorio, e dopo di me ci sarà un presidente uomo in un territorio chissà quale.